Quindi Matteo, che punto siamo? Diciamo, stiamo finendo le ultime cose qui. Una... Questa è la maschera principale? Sì, la maschera principale, pezzo centrale. Sì. E niente, stiamo cercando di completare da qualche giorno il discorso che siamo qui. Qualche mese... Siete carichi? Di munnizza. Carichi, carichi siamo. Bene. Intanto speriamo di fare un bellissimo lavoro. Dai che questa notte Matteo ci fa fare la nottata. Matteo. Questa notte c'è stata una promessa. Solo che Matteo ci riesce a fare la colata del gesso, vengono alle 3 di notte, questa è la. Alle 3 chiave. Alle 3 di notte. No, loro dice che oggi alle 3 fanno la colata del gesso. Io non ci credo tantissimo. Però va bene, quindi mi devo muovere, devo completare. E quindi dici ora che stai facendo? Di preciso, sto andando a completare le ultime cose, facendo ciglia, sopracciglia, occhi, pelle, così. Vabbè, diciamo le ultime cose. 10 minuti, ma non di più. No, qualche ora ancora. Qualche ora qui, e poi sì, c'è completo. Il nostro amico invece. E qui invece? Gianluca Drago, è uno dei pochi che non avere qui dentro il soprannome, esatto. Gianluca, spiego un po'. Come mai? Perché? Lui è un altro personaggio, il signor Mario Ciora, è un po' rosso. Un pochettino, dai. Lui viene direttamente da Milano, soltanto per fare il caso. Ah, così scendi da Milano? Proprio, come dice lui, fine settimana. Voi che state facendo? Cos'è questo invece? Questo qua è un petalo. Un petalo? Un petalo, sì. Un giorno molto grande. I fiori che ci sono all'ingresso, un po'. E niente, sta irrobustendo il calco con la garza e sì. Il cemento. Diciamo, come sono pezzi molto grandi, per evitare che si deformino le strutture, quindi mettiamo... Esatto, per irrobustire. E questo quanto ci vorrà per completare? No, questo lo completa... È l'unico pezzo, minuti. L'unico petalo così no, grande? No, ci sono tanti. Quante l'avete fatte? Almeno una trentina? Una trentina di petali ci sono. Vanno tutti davanti alla parte frontale del carro? Sì, poi compongono il fiore che c'è davanti. Il loro lavoro praticamente che è essenziale per il carro, perché di fatto crea tutti i pezzi dopo il calco che realizzo io. La fase successiva a Matteo siamo noi. Esatto. Parte tutto prima la colatura in gesso che faremo stanotte se qualcuno verrà. In caso vengo io. Questo per esempio è una delle tante piume sì. Che hanno realizzato. Grandissima, è arrivata grandissima. No, Sergio! Com'è? Che punto siamo? Ah, stiamo lavorando, siamo in fase di... Operativa al massimo, stiamo cercando di accelerare un po' i tempi perché siamo indietro con i lavori. Vabbè, stanno... cacca, diciamo, non gli piace tantissimo parlare, una volta ogni tanto così si dà alle telecamere. Ci diamo alle telecamere, infatti, cioè. Quindi stiamo accelerando. Non parla. Cerchiamo di dare il massimo nel minimo tempo. Questo è dietro le quinte. Dietro le quinte. Dietro il carro. Dietro le quinte, poi... Dall'altra parte ci sono i pezzi grossi. Qua... Allora, dall'altra parte, mi accompagnano sì, un attimo così me li presenti? Capi. Stiamo arrivando, no? Con le telecamere. Qua già sul carro si vedrete qualcuno che lavora. Lui è il nostro, diciamo, elettricista. Ciao. Ma di fatto si occupa dell'illuminotecnica. E il nostro amico è detto anche Lampadina. Lampadina. Sì, il suo soprannome è Lampadina, appunto, perché monta lampadina alla mattina e alla sera. Diciamo, è molto intrippato con le lampadine. Sopra invece che non si vede c'è Emanuele, non si vede se lui sta stuccando la maschera per renderla, diciamo, Emanuele. Sì, ciao Emanuele! Emanuele, affacciati. Ciao! E poi si occupa della carta, l'abbiamo già visto prima, andiamo. People. Andiamo. Permesso. Dai, entra Sergio. Anche lui si occupa delle lampadine, dà una mano alla ciao. Lampadina. Qua che stiamo facendo? Stiamo incartando le lampadine. Andiamo. Evitare così. Vengono incartate le lampadine con appunto lo scotch di carta, appunto cacatambica, per evitare che poi durante la colorazione
anche le lampadine vengono colorate, quindi questo è il lavoro, che è un lavoro comunque lunghissimo e seccante, però è essenziale. Sì. Grazie. I due titolari all'opera. Salve. I titolari non ce ne stanno comunque. Uno che fa parte dell'associazione Ardizzone. Giuseppe, ti è? Sono Giuseppe Ardizzone. In questo momento stiamo passando un po' di carta là per andare a rifinire quel fiore. I fiori che appunto vedevamo prima. Sì. Qua stanno componendo un po' il pezzo con Sebi. Mario Cacchio e poi Romy Nigen, che già l'avevamo... Scusa, Mario come? Piano piano. Vabbè, in molti si chiedevano, dice, perché Romy Nigen? Oppure Romy, Rumene? Salvo. Salvo che sta facendo? Salvo sta levando l'espanso dei... Ciao Salvo. Ciao. Il nostro amico Mario, detto anche Parrino, che niente, sta Mario. Lo scaloto già, Bipolo l'abbiamo ripreso, è già le telecamere. Stai facendo Mario? Sto mettendo la carta dei sacchi, che poi viene più facile anche colorare. Sì. Giuseppe, la carta. E qui invece? Carta. E qui niente. Mario, spiegalo un attimino. Dai Mario. Niente, stiamo ricomponendo il pezzo, cioè lo stiamo vestendo, ora stiamo incartando la scarpa, così poi possiamo dare la carta di rifinitura e colorare. Ma è scappato il sandalo, scusate, è un sandalo. Ci siamo capiti. Un sandalo, non una scarpa, qui il titolare mi ha rimproverato. Il titolare tiene tutti... Tutti a bada, grande. Senti, spiega un po' cosa stai mettendo. Stai mettendo il sottoparquè. Se vi spiega, è qua. Questo è il sottoparquè che serve per fare i vestiti in maniera molto migliore della modellatura, perché prendo il sottoparquè. Ondulato, viene molto ondulato. Prendo delle pieghe naturali. Sebi, ma in pratica quanto ci vuole per fare un carro? Ovviamente quest'anno i tempi sono quelli che sono, per giusto? Per fare però... un carro ci vuole. Vabbè, ma già passione. Avevamo preparato un 5-6 mesi e una quindicina di pazzi. E basta più. È un Matteo che si impegna un po' di più. È un Matteo che lavora. Brucia! Io vado dall'altra parte. Perché l'unica nota negativa di questa associazione infatti è Matteo Regini. Grazie.